piazza. Tenteremo di spostare l'attenzione il più possibile dal palco al corteo, da chi parlerà a chi ci sarà. Per noi il risultato è già raggiunto. Già la notizia che dietro quello striscione ci siano volti diversi e che tali resteranno già ci regala una soddisfazione, perché ciò è inedito nel panorama generale. Perché siccome qualcuno mi ha detto: no, ma Filippo Rossi non aderisce, avete visto, tutti perdono pezzi, ho visto una serie di pezzi. Ecco, allora vorrei leggere il messaggio, perché lui oggi non può. L'essermi impegnato culturalmente a destra mi ha insegnato il valore del patriottismo, mi ha insegnato che il senso dello Stato deve essere messo al primo posto prima degli interessi personali e particolari. È per questo che riuscivo ad aderire con convinzione ed entusiasmo alla manifestazione del 12 marzo. Quindi questa è la conferma, cioè qualcuno ha detto: ma già si sono ritirati. Questo è il ritiro di Filippo Rossi. Filippo Rossi sarà in piazza con chi vorrà esserci, nel nome di una destra patriottica e repubblicana. Vorrei essere chiaro, saranno i benvenuti sotto quel tricolore e quella costituzione, perché questo è il senso dell'iniziativa. Io oggi non indosso niente di viola, pur essendo, insomma, essendo viola fin alla radice, perché da ora in poi i colori devono essere tre e non più uno, quindi saranno i tre colori della bandiera. Il popolo viola ha comunque risposto immediatamente all'appello, noi eravamo già partiti con una manifestazione per la Costituzione. Nel frattempo abbiamo pensato di muovere un po' anche questa manifestazione, soprattutto il corteo. Stiamo organizzando una serie di flash mob lungo il percorso del corteo. Esiste un nucleo essenziale della vita di una nazione, quello che io definisco un patrimonio immateriale, che va preservato al di là delle differenze, anzi le differenze rafforzano questo patrimonio immateriale. La bandiera, c'era una definizione, non credo, non so se sia sua, ma l'ho ascoltata dalla signora Crespi del FAI, una definizione bellissima di bandiera, è un mosaico i cui tasselli sono ovviamente le straordinarie questioni legate a una stratificazione ambientale, paesaggistica, culturale unica al mondo, quindi anche le differenze, e qui questa sintesi di differenze, che diventano anche differenze antropologiche di percorsi politici e culturali, diventa un elemento essenziale e straordinario di questa manifestazione. L'adesione mia e di tanti componenti dell'Italia dei Valori nasce anche da una consapevolezza che sta maturando proprio in questi giorni. La sensazione è che stiamo davvero raggiungendo il massimo del cinismo, mi spiego. Questo voto che adesso si vuole provocare alla Camera su un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, l'aggressione preventiva alla Corte Costituzionale, al Capo dello Stato, io ho la sensazione che siano la vigilia di una campagna elettorale che il centrodestra, questa è la sensazione, intende giocare tutta sul piano dello scontro istituzionale, del presunto complotto dei comunisti, dello scontro finale fra le forze del centrodestra e il resto delle istituzioni costituzionali, un conflitto cercato, voluto, fino all'ultimo. Chiediamo appunto a questi gruppi, a queste band musicali, a queste figure importanti del mondo della cultura e del cinema di scendere in piazza con noi il 12 marzo prima di tutto e di fare un percorso con noi nelle scuole e nelle università per mobilitare gli studenti, per mobilitare il mondo della scuola e dell'università e per far capire il senso della manifestazione. Ci sta molto a cuore a noi Brescia, dove in questo momento il Comune ci sta negando Piazza della Loggia, dove, ricordo, sono stati uccisi 5 degli 8 morti della strage, erano insegnanti, non dimentichiamolo mai, erano insegnanti in piazza per i loro diritti. Però in questo momento il Comune ci sta negando Piazza della Loggia, ma come Brescia tante altre città sono importanti e quindi dobbiamo avere cura anche dell'altra Italia che non è Roma. Se è vero che stiamo combattendo di fatto un conflitto di interessi aperto, è altrettanto vero che deve esistere una pluralità di voci, indipendentemente poi dall'aspetto politico di quello o quell'altro giornalista, ma è essenziale diffondere l'unità di intenti. Quindi l'appello che io rivolgo è a tutta la carta stampata, a tutto il mondo del giornalismo e dell'informazione libera: diffondete la notizia, rompete il muro.